bella gente, benvenuti al mio canale. Io sono Amal e oggi voglio parlarvi di un aggeggino molto interessante. Un aggeggino che promette un sacco di benefici per la nostra pelle. Questo aggeggino è Ultrasonic. Questo aggeggino si vende su Amazon, è uscito da qualche anno. Io l'ho comprato un anno e mezzo fa, non è proprio l'ho comprato ieri. L'avevo menzionato in qualche video che avevo fatto, ma oggi ho detto: ma sì, dai, lo condivido con le ragazze, con i ragazzi che mi seguono sul mio canale. Spero che aumentano. Allora, questo aggeggino qua promette un sacco di cose, promette, praticamente dicono che è uno scrub, rinnova le cellule, attiva la rigenerazione del, si è acceso, attiva la rigenerazione del collagene, uno sfogliante, aiuta la pulizia del viso, toglie via le piccole rughette, attiva la microcircolazione. Che ancora riduce le cicatrici dell'acne, rimuove l'olio o il sebo dalla pelle, i pori dilatati e svuota i pori, toglie via i punti neri. Questi qua sono le promesse di questo aggeggino. Ovviamente questo aggeggino si trova su Amazon, il massimo che costa sono 30 euro. Comunque, per quanto riguarda il mio punto di vista, prima di tutto vi lascio al video tutorial per come si usa questo aggeggino. Fine video vi dico il mio punto di vista dopo un anno e mezzo di utilizzo di questo aggeggino. Vi lascio al video tutorial. Ecco, questo qua è il video di presentazione del prodotto, come viene utilizzato, come pulisce il viso attraverso queste onde soniche che derivano da questa vibrazione del prodotto, come pulisce la pelle. Vi faccio vedere come faccio io il mio trattamento a casa per la pulizia del viso. Non vi faccio vedere tutto, ma vi faccio vedere solo la parte come pulisco con questa spatola. Praticamente faccio bollire dell'acqua con degli oli essenziali o le metto nel microonde con un asciugamano. E lascio scaldare, ma in modo da non bruciarmi la pelle, così riesco a aprire i pori. Se voi avete la vaporella potete usare la vaporella, e comincio a passare la spatola sulla parte che vorrei togliere i punti neri. Come vedete, dà soddisfazione. La passo con vigore. Io faccio la pulizia del viso quasi tutte le settimane e quindi non è che ho tantissimo prodotto, tanto sebo o tanti pori sporchi, ma come vedete qualcosa esce. E questa è la modalità per usare questa spatola. Ovviamente la pelle deve assolutamente essere bagnata, non deve essere asciutta, perché sennò rovinate la pelle. E con un asciugamano, con uno spray, con un'acqua termale o semplicemente bagnare il viso. Adesso vado ad applicare il prodotto, il siero di Ordinary, quello a base di niacinamidi, perché come vedete sono strapiena di brufoli, e soprattutto il niacinamide va benissimo per i pori dilatati e per la pelle grassa in mista e pelle in cura con acne. Vado a passare la spatola così penetra bene nella pelle. Tutto a ritmo di gente di zona, che non posso farvelo sentire perché sennò copyright, mi tolgono il video. Dopodiché vado a applicare il mio gel per il viso leggero, vado a applicare il contorno occhi e vado a mettere abbondante di questa crema sul viso. Come vedete ho il viso bagnato, perché ne ho messo un bel po', peccato che ho perso il video dove mettevo la crema. E vado con questo passaggio dalla parte centrale del viso alla parte esterna, massaggiando il viso, come vedete, dalla parte centrale alla parte esterna del viso e soprattutto il contorno.
no, vi dà una sensazione bellissima. Adesso vedete la differenza, spero che se riuscite a vedere la differenza, la parte dove ho messo la spatola ultrasonic e la parte che non ho messa, come la pelle ha assorbito tutta la crema, è veramente asciutta, come vedete la differenza, asciutta. Ovviamente dobbiamo pulire l'aggeggino prima di ritirarlo. Un'altra modalità di uso è quella di usarlo per massaggiare il cuoio capelluto. Come avete visto nel video tutorial, questo aggeggino è molto utile, molto molto utile per la pelle, però non è che praticamente fa tutte le cose che dicono. Costava solo 30 euro, io credo che l'ho pagato 23 euro da Amazon. La marca, questa qua, la marca Shovel, praticamente questo aggeggino è tutto made in China, quindi qualsiasi marca che comprate ovviamente è prodotta in Cina. La scatola che arriva la scatoletta con dentro ovviamente l'aggeggino e dentro la carica batteria, perché va a carica. Allora, l'aggeggino, la batteria dura un sacco, io credo in un anno e mezzo l'ho caricato 4-5 volte, cioè non si scarica, si spegne da solo, c'è solamente la parte dove si accende, dovete cliccare su un pochino e poi per pulire il viso, per la crema e per il massaggio lifting, c'ha tre modalità. Non lo so le altre aggeggini quante modalità hanno, ma hanno il clean sicuramente per pulizia del viso e per il massaggio, la maggior parte. Allora, io come vi ho detto l'ho usato per un anno e mezzo, il mio punto di vista personale. Togli via i punti neri? Sì. Tuce la grandezza dei pori dilatati? Sì. E massaggio per il viso facciale? Sì. Pulizia del viso, sì, trattamento lifting, sì, più o meno, a me piace tantissimo su questo punto di vista. Rigenerazione del collagene non lo possiamo sapere, rimuovere il sebo, sì, rimuove il sebo, rimuove le cellule morte, assolutamente sì. È fantastico per massaggiare il viso, come avete visto nel video, praticamente ho messo un bel po' di crema, non è che ne ho messo una goccia, ho messo un bel po'. Dopo il massaggio, questo ultrasonic, che continua a accendersi, aiuta che la pelle assorbe la crema, quindi se avete dei trattamenti da fare o avete dell'acne o fate un massaggio per il viso, questo qua aiuta che la pelle assorbe la crema o assorbe il trattamento. È consigliato più che altro con l'assenza quando fate il trattamento coreano per il viso, con i vari passaggi. Per i vari passaggi potete mettere una maschera per il viso, anche quella di tessuto, e massaggiarlo. Quindi cosa fa? Aiuta che la pelle assorbe tutti i benefici, tutto il liquido o tutta la crema che mettiamo sul nostro viso. Su questo fatto assolutamente sì, massaggia benissimo il viso, nel senso quando lo passate sul viso sentite un benessere perché si scalda. Praticamente quando la fate la parte per la crema, la parte per lifting scalda questo punto qua e vibra. Per questo fa questa cosa qua che aiuta la pelle ad assorbire questa crema e soprattutto sentite un benessere, un benestar bellissimo. A me piace tantissimo massaggiarlo sul viso. E poi c'è un altro modo per usarlo, per attivare la microcircolazione sia per quanto riguarda le occhiaie sia per il cuoio capelluto. Adesso la pelle del corpo non è che serve tanto perché non si sente assolutamente niente per il corpo, niente. Ritorniamo al punteggio. Io gli do un bel 7 questo aggeggino. Ultimamente, piuttosto, si continua a accendersi, ultimamente lo sto mettendo, piuttosto di lasciarlo nel bagno, lo metto vicino a me, nel letto, quindi quando vado a guardare qualcosa prima di dormire o a leggere o che, lo massaggio su il viso, continuo a massaggiarlo perché io la sera metto la maschera quella super idratante, oppure se non avete la maschera idratante potete mettere la crema notte e abbondate e fate questo massaggino, perché è molto lento il trattamento, ci vuole un bel po'. Qua dicono che dovete lasciarlo 2-3 minuti e anche di più, sinceramente.
Un'altra cosa, questo aggeggino si può utilizzare tutti i giorni. Nessun danno sulla pelle, praticamente solamente vibra, quindi attiva la microcircolazione della pelle. Tutto. Per quanto riguarda il fatto di togliere i punti neri, ovviamente ogni volta che fate la pulizia del viso o almeno una volta a settimana. Io lo uso una volta a settimana perché ogni tanto, quando, più che altro quando fa caldo, mi si dilatano i pori grazie al fondotinta, alla mascherina adesso che è diventato un problema. Che calmi dai bacini, e quindi bella gente, come vi ho detto, per me il punteggio è 7, un aggeggino valido, non è che fa tutte le promesse che dicono, però la maggior parte delle promesse, almeno il 70%. Bella gente, spero che questo video vi è piaciuto. Se vi piace questo video, lasciate un like, lasciatemi un commento, e il prossimo video vi parlerò del mio trattamento filler di acido ialuronico che ho usato per il contorno occhi. Voglio condividere con voi il risultato dopo praticamente quasi un anno del trattamento. Lo condividerò con voi il mio punto di vista. Spero che vi piace, bella gente. Buona domenica a tutti. Anche se qua a Valencia c'è un tempo orribile, orribile. Sono piena di luci qua perché è veramente giornata orribile. Bella gente, bella domenica e ci vediamo mercoledì col prossimo video. Ciao bella gente!